Ritorno migliore per Gianluca Colavitto a Vasto proprio non poteva esserci. Al cospetto della squadra che aveva guidato per 3 stagioni, il tecnico di origine campana, oggi sulla panchina dell'Avezzano, ha ottenuto una vittoria pesantissima che permette ai biancoverdi di poter ancora sperare nella salvezza diretta in vista dell'ultimo turno che vedrà al De Marsi di scena il Pineto. Padroni di casa senza Iarocci e Palestini ed in campo con il 5-4-1, marsicani che rispondono con il 4-3-3 e con un 11 molto aggressivo. All'appello fra gli ospiti mancano Kras, Padovani e Bisegna. Qualche tensione sugli spalti con cori e sfottò fra le due tifoserie. Imponente il servizio d'ordine all'esterno dello stadio. Prima della gara, premiato con una targa ricordo, Franco Nardecchia, dirigente della Vastese, per i suoi 50 anni di lavoro nel calcio. Applaudito dai tifosi vastesi, il tecnico avezzanese Colavitto al suo ingresso in campo. Un migliaio gli spettatori presenti, fra cui una 60ina di supporters marsicani. Prima emozione della gara al 13° con un colpo di testa al lato di poco di Stivaletta. La squadra ospite, molto compatta, concede poche locali e si rende minacciosa al 24° con un traversone che attraversa tutta l'area biancorossa prima della conclusione di Di Renzo che mette al lato. Dopo diversi minuti di equilibrio e di scarse emozioni, al 41° gridano al gol i tifosi di casa, ma sul tiro di Leonetti Fanti respinge il pallone ribattendo poi con le mani anche il tap-in ravvicinato di Palumbo. Gol mangiato, gol subito con la rete ospite che arriva al 47° quando Besana, a 2 passi da Patania, dopo una respinta dell'estremo aragonese su tiro di De Rocis, non sbaglia per il gol del vantaggio dell'Avezzano. Grande l'entusiasmo nella curva dei tifosi ospiti. Nella ripresa si ricomincia con la Vastese in avanti. Al terzo Leonetti, pressato e da posizione defilata, mette al lato. Preme la squadra di Aldo Papagni, ma gli ospiti controllano senza grandi sofferenze. Al 17° Leonetti trova anche il gol del pareggio, che viene però annullato per posizione di fuorigioco dello stesso giocatore vastese. Con Sciba in campo al posto di Russo, i padroni di casa passano al 3-4-3. La formazione adriatica attacca senza però mai rendersi veramente pericolosa e anzi al 25° sono i biancoverdi in contropiede a mancare il gol del 2-0. Sul capovolgimento di fronte poi invece arriva il pari della formazione di casa con Stivaletta, che approfitta di un errore della difesa avezzanese superando Fanti per il gol dell'1-1. La rete galvanizza la squadra di Papagni, che si butta in avanti alla ricerca del vantaggio, mancando 2 ghiotte occasioni. Al 28° infatti Capellupo chiama Fanti ad una parata complicata, mentre 2 minuti dopo Sciba, a 2 passi dal portiere avezzanese, a fallire il gol del vantaggio. L'Avezzano ora soffre con i padroni di casa pericolosi anche al 34° con un tiro dello scatenato Stivaletta parato dall'estremo marsicano. Il calcio è però strano, perché nel momento migliore dei locali, al 36° Daniel Di Nicola, sugli sviluppi di un angolo dopo una respinta di Patania, segna il gol del 2-1, portando in vantaggio la sua formazione. Gioiscono i tifosi marsicani al seguito della squadra biancoverde, che poi con Bruni al 40° manca l'opportunità per chiudere la gara, che invece resta aperta visto che al 45° Rossi a tu per tu con Patania fallisce ancora il 3-1. Nel recupero la Vastese tenta il tutto per tutto, ma la diga marsicana regge con la squadra di Colavitto che porta a casa 3 punti d'oro. Per la Vastese un brutto colpo in vista del match di domenica prossima ad Agnone. Papagni, una vittoria avrebbe chiuso con 90 minuti di anticipo il discorso salvezza, ora invece ci sarà da soffrire nell'ultima giornata. Ma lo sappiamo, anche giovedì a Castelfidardo, se avessimo vinto avremmo chiuso il discorso salvezza. Ci siamo incancreniti in queste 2 partite dopo aver fatto un filotto di 3 vittorie consecutive, e questo significa che non puoi rilassarti, non puoi abbassare il livello di guardia. Noi siamo una squadra che ha necessità di essere umile, di essere compatta. Lo abbiamo fatto anche oggi, devo dire la verità, nonostante 2 assenze importanti, soprattutto dal punto di vista degli under. 2,99 in questo momento è difficile permettersi di avere queste assenze. Lo abbiamo fatto anche bene recuperando dopo il gol al 44° del primo tempo, anche dal punto di vista psicologico siamo entrati nello spogliatoio e non è facile in un derby così importante per i punti che ci stavamo giocando, rientrare in campo e meritare il pari e più volte aver sfiorato il secondo gol. Siamo stati puniti su quel calcio d'angolo in un momento in cui probabilmente avremmo meritato qualcosa in più dal punto di vista delle azioni create.
Colavito, migliore ritorno per lei a Vasto proprio non poteva esserci, arrivata questa vittoria che ovviamente non sa assolutamente di rivincita nei confronti di Vasto Città e dei suoi tifosi, però per l'Avezzano sono 3 punti pesantissimi. Sì, hai detto bene, devo comunque elogiare la squadra perché oggi eravamo veramente rimaneggiati, avevo assenze importanti, e ho messo in campo 3-2000, 3-99. E devo dire che i ragazzi sono stati encomiabili, hanno retto bene l'urto su un campo largo e lungo e volevano portare a casa i 3 punti, e sono riusciti e sono contento soprattutto per loro perché in queste 10 partite che mi hanno visto sulla panchina dell'Avezzano veramente manca qualche punticino importante all'Avezzano, ma meritato sul campo, ecco. Vasto non ha dimenticato Colavito, all'ingresso in campo applausi scroscianti da tutto lo stadio. Beh, io ringrazio la società, ringrazio Bolami, Scafetta che mi hanno dato l'opportunità di lavorare per 3 anni, quindi per me sono stati datori di lavoro importanti come l'attuale presidente dell'Avezzano, D'Alessandro.